Ti stavo dicendo, intanto è stato bello che sul 2-1 io ho detto che ti devi fare un po' di cacca. Bandiera spagnola sempre esce, eh? Cicci, Quindi tu Villarreal. apri pacche, continui ad aprire pacche e mi ignori, e apri pacche. Pareto 85, Ma apriamo fortissimo. pacchetti e ignoriamoci sempre. Vabbè. Ignoriamoci, che te dire, scusa. È fatta, ormai è fatta. Adesso c'è una squadra normalissima, ha soltanto uno forte, Timo Werner-Riff, lì davanti. Poi tutti i giocatori normali. Ache Immagini che OTV, giocano in diciamo, è diretta sempre vedono Ache tra pochi minuti 79. all'inizio di questo Cambiamo. pomeriggio il grande calcio qui sulle frequenze di EA I Sports. Un pipistrelli sono saluto alla sempre in pioggia bella blu e vista. Stefano Lava, grazie per aver scelto ancora una Si volta di stare gioca, in nostra compagnia. cari Chiude il amici programma del oggi, tubo, valevole per la Food Champions Weekend League. Cari amici, chiudendo il campo per sportivo, sperare il tifo. nell'insperabile, I perché tifosi hanno 14 voglia di assistere a vittorie una erano bella partita di per calcio e credo me un proprio che saranno miraggio fino contentati. a 3 giorni Tanta fa. qualità da una parte e dall'altra, sono sicuro Fino che a ci stanotte. divertiremo. Ora invece, come vedete, cari amici miei, io porto palla con Mendy Opportunità e mi per il faccio cross. tutto il campo con Mendy, perché ormai c'è una qualità espressa ed Sanessà. inespressa. Nemmeno voi potete Prosegue la frazione. immaginare, amici miei. Non è rigore? Va bene, poi Bravo Billy, l'arbitro dice pezzone sempre alle smettato, una corna belle potenziale tese. azione pericolosa. Tocco verticale interessante. Sale, salta il difensore. È arrivato subito il Che è gol del successo secondo te 2-0. sul contropiede? Che è successo? Che cosa è successo secondo te? Facile da capirlo. Filtrante di salire, Zaha. Zaha con l'oro, E giustamente. qui possiamo Gol! Io rivedere mi sono l'azione del infilato gol con all'indipendenza Fred, buttato a terra da dell'Olanda. due, perché in due Ripartenza viene chiuso a micidiale. sandwich, non L'attaccante c'è si è niente, si presentato solo davanti continua. al portiere. Contropiede, Lì non ha gol. sbagliato. Capita mai. Sfruttato alla perfezione la Proprio chance mai che gli è capita. capitata. Bravo. Allan. Si affaccia allo Sporting. Zaha. Robertson. Ottima visione di gioco qui. Azione sfumata, senza problemi. Errore banale dello Sporting. Quindi scatta Gabriel Jesus, io mi rompo il dito per fargliela Occhio dare a Gabriel aperte. Jesus e tu decidi, Buona l'idea tu qui. già hai E deciso e il segna pallone entra Richarlison, ed è 2-0, gol. ok. Hanno verticalizzato alla perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Walker. Allan. Attento qui Alisson. Intervento falloso, gara subito calda. È arrivata la segnalazione, l'arbitro ha fermato il gioco, la posizione è irregolare. Irregolare, ma l'azione di gioco è stata molto spettacolare. Rashford. Palla buona per Gabriel Jesus. Ottimo l'intervento del portiere. Palla fuori, sarà corner. Pallone uscito, Oh, sarà minchia, ripresa di dal portiere. nuovo, raga, mi spinge, mi fa buttare la palla fuori e non c'è niente di nuovo. Ma che palle, però. Richarlison. Occhio a Werner. Pallone troppo lungo e il portiere può arrivare. Lloris sicuro. Varane. Allan. Va bene, ok. Vabbè, ci perdo le Richarlison. speranze, ho capito, ho Intervento capito, ho capito. fondamentale in area di rigore. È impensabile. Lui mi ferma il giocatore, non sono riuscito a fare il passaggio, fallo non ce n'è. Va Rashford. bene. Perde palla qui Filtrante lo Sporting. sbagliato. Occhio a Werner. Werner, super Lloris, dice di no. Molto attento e concentrato. Occhio al corner. Ordinaria amministrazione questa per il Madonna portiere mia. che però poco prima aveva fatto davvero un miracolo. Ma credo che la rivedremo spesso nei servizi sul match. Parata davvero eccezionale. Ripartono in campo aperto.
Gliel'ha data dopo 3 ore, dopo 3 ore, dopo 3 ore gli ha dato la palla, dopo 3 ore, da quello che combina. Walker, Allen. Non riesco a concretizzare un cazzo, non riesco a concretizzare un cazzo. Occhio al tiki taka prolungato. Guarda lì il miracolo di Alisson. Ho fatto una cosa bellissima. Sceglie l'appoggio. Non la riapriamo, sono mettita via da cagare i mutanni. Sale Walker. Ecco Varane. È l'occasione per tornare in partita. Possesso palla recuperata. Ma che? Minchia, lo sapevo che gliela dava a quello. C'è il tocco sulla fascia. Rashford. Rashford. Occasione per accorciare le distanze. Attenzione. Dai, dai. Dai. Certamente dai. La gara. Il punteggio adesso è di 2-1. Ha spazio davanti a sé. Che faccio sempre sta cazzata, faccio. Allen, palla girata sulla corsia. Preferiscono muovere il pallone per crearsi degli spazi e arrivare al pareggio. Gabriel Jesus può far male da lì. Non ci credo, non ci credo che mi sono mangiato, mi sento a due fatte, mi sono mangiato il 2-2 fatte. Da apprezzare comunque la giocata dell'attaccante. Già aveva risultato. Dunque preciso, pallone recuperato. Buono intervento del difensore, palla in palo laterale. Rashford. Ma chi Rashford? Pallone riconquistato dagli avversari. Morillo. Di ogni mio avversario sbaglia sti passaggi al limite dell'area, io gli intercetto la palla e non riesco a fare niente, diventerei un pazzo. Allen, apertura per Lucas Moura. Bravo il difensore che ferma tutto. Fred, tocco per Gabriel Jesus. Sporting che perde il pallone. Richarlison, tocco verticale interessante. Colpo di testa che si è spinto di poco sul fondo. Incredibile il gol che stava facendo. Per mettere fuori causa il portiere. Ha esagerato leggermente finendo per toccare lo specchio. 60 secondi da recuperare. Non fischiare. Può andare. Non fischiare. Grande intervento del difensore in area. Cazzo faccio. Che cazzo. Farino. Arriva il finale di questa prima frazione che si chiude dunque sul risultato di 2-1. Sì, 2-1. Anzi, ho accorciato. Il problema è che lui sbaglia tanto come me in fase di impostazione dietro. Io ho fottuto palla qualche 3 volte. Non sono riuscito a pareggiare. Mi sembra in difesa abbastanza scarso. Cioè, quando se gli fai 1-2 con gli attaccanti, li soffre un casino. Il problema è. Sì, il problema è che lo sai benissimo, man. Tu pigi triangolo, poi te lo deve fare il filtrante giusto, non me l'ha fatto manco una volta finora. L'unica, cioè quando stavo segnando è quando ha sbagliato proprio lui e mi ha involato, non dico in porta, però quasi. Squadre di nuovo in campo nella ripresa di questo match della Food Champions Weekend League. E vedremo quali indicazioni avranno dato i due allenatori negli spogliatoi. Si contendono il controllo del pallone. Non ce l'ho più, ce l'ha appannato. Mi sa normale tu. Rashford. Gran palla. Buona qui la lettura del difensore.
Quindi Carlos Alberto sale solo. Si vede che avrà, loro guardano una cosa, sia work rate, l'avrà alto e quindi ha di tendenza a sta cosa di proporsi. Si libera alla grande, il pallone è uscito. Si no, io veramente devi uscire. Lucas fuori subito, non si può sbagliare un po'. Era gol, 2-2 fatto, quindi Lucas deve uscire fuori, centrare a chiunque. Vai, via. Fuori Lucas, ma rotti i coglioni. Deve volare. Ma zero di crediti, ma catarassalo. Te ne devo andare, Lucas. L'allenatore decide di chiamarlo in panchina. E l'uscita è salutata dai bu. Non prendi i coglioni in queste ultime 7-8 partite. Che proprio lo sto odiando. Lui è lecito attendersi molto di più. Porta palla il Boro. E c'è là, minchia, io levo sempre la palla. Rimane sempre lì la palla. È tutto a regolare sempre, tutto a regolare sempre. Un problema, ma ci mancano i PR. E finalmente c'è il recupero del pallone. Ti assicuro che i miei avversari con la dama gli ho visto fare la qualunque. Non la giro di sinistra. No. Ti giuro, fino a ieri uno mi ha fatto con la giro, si rientrò e col sinistro mi ha fatto con la giro e ho detto vabbè. Hanno metri a disposizione. A quel punto giù il cappello. Presa messa giù male, il cappello davanti alla E. Palla che viene rilanciata in avanti. Fred. Palla rubata in una zona pericolosa. Altro pallone in mezzo. Va due, dai, dai. Un gol che gli ripaga di lungo. Sforzi per recuperare la palla. Bravi. 2-2, bella partita, parità assoluta. Occhio, si libera facilmente del marcatore. Troppo facile andargli via. Ancora un passaggio perfetto. In difesa, il orizzontale. Occhio all'avanzata. Può crossare, non è finita. Intervento provvidenziale del portiere. Occhio a Werner. C'è spazio davanti a sé. Werner. Ah, che gol mi ha fatto con Werner. Io spaccherei il monito. Ha ricevuto palla alta e cominciò a palleggiare. Mi saltò Varane e Gomez palleggiando e la mette all'angolino a giro. Dai, ma il gioco è, dai, questo è circo, è circo. Permettete di fare queste cacate, questo è circo, veramente è circo, questo è circo, non è calcio. Questo uno si spacca il culo per fare un gol che sia da calcio e voi fate ste cacate, e voi fate ste cacate, e uno si può prendere la palla palleggiando tutto campo e non gli puoi fare niente, perché mi sono buttato in scivolata alla disperata con tutti e due, non gli puoi fare niente, puoi solo morire lì a guardare. Le intenzioni del tecnico sono chiare. Può andare uno contro uno col portiere. Parata straordinaria come un gol, possibilità dalla bandierina per il calcio scarsissimo a difendere sul calcio d'angolo. La mette in area, nulla da fare. Possibilità di contropiede. Ottimo il lavoro difensivo su questo contropiede. C'è il lancio sulla fascia. Richarlison. Efficace l'intervento del portiere che salva. Perde palla qui lo Sporting. Richarlison. Ecco Werner. Difensore che ferma tutto. Ma che fai, Zoh? Ma che fai? Ma che cosa fai? Occhio a Werner. Werner. Quindi si continua a fare circo qua. Non stiamo giocando più a calcio. Ora ha capito che lo soffro. E si continua a fare circo. Siamo al circo Togni. Circo Togni siamo. Ora.
occhio al corner. Nulla di fatto qui. C'è campo per andare, attenzione. Occhio a questa ripartenza, difesa scoperta. Difesa che recupera bene qui e blocca il contropiede. Camone, paglia, c'ho capito senza squadra. Minchia, tutto che fanno i fenomeni su Twitter chi non c'è cadavere. Padroni di casa che può andare in porta qui. È un miracolo di Alisson. Ho incrociato. Chance su calcio d'angolo per trovare il pareggio in questo finale. Calcio d'angolo corto. Per tu ogni tanto un gol malavanti. E c'è là dove rimane la palla. Non è che va in angolo la palla. Rimane lì. Ragazzi, di che parliamo? Occhio al contropiede. L'arbitro dunque lascia giocare, giusto? E ora te ne faccio andare di nuovo palleggiando. Tutti fuori me li faccio buttare, ma non che tu te ne vai di nuovo. La munizione da parte dell'arbitro è solo verbale in questo caso. Per questa volta Graziano. Che sorte maledetta. Ha recuperato palla, non c'è fallo, dice l'arbitro. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Cross in mezzo. Ma che gol è, ragazzi? Siamo in vantaggio su tutti. Lloris non salta. Va bene, hai vinto una bella partita, bravo, bravissimo, bravissimo. La cosa positiva è che mi ha dato coricare. Quella non è la cosa positiva. Cross davvero perfetto, come evidenziato anche dal replay. Un incontro che non ha lasciato scampo. Purtroppo desideravo perdere con uno più forte di me, non è stato così. Si beve il difensore, grosso errore in fase di marcatura. Ho due ore che uno si rompe il culo per pareggiare, perché di questo si tratta. Ho due ore che uno si rompe il culo per pareggiare, mi deve fare il gol palleggiando. Cioè da fare cacca proprio. Da fare cacca. Dai, c'è là. Rimane a terra. Il pubblico non ci sta. Eh no, non è contento dell'atteggiamento della squadra. Non stanno giocando con la cattiveria giusta per recuperare lo svantaggio. Avversari che possono far girare la palla indisturbati. Ottimo fin qui il possesso palla, strumento anche difensivo, visto che manca poco alla fine e sono in vantaggio. Finisce il match, giornata da dimenticare per i padroni di casa, battuti davanti ai propri tifosi. Tocco verticale interessante. Sale Zaha, salta il difensore. Ho venduto un cacchio.